In questo video ti spiego una chiave fondamentale del successo. In un ultimo video abbiamo visto che ciò che ci blocca davvero nell'avere successo non è un qualcosa di mentale, ma è un qualcosa di emozionale, cioè un'emozione profonda che sta dentro di noi e che si attiva nel momento in cui noi facciamo un qualcosa in grado di trasformare profondamente la nostra vita. Nel momento in cui questa emozione si attiva, la nostra mente reagisce subito per cercare di arginare questa sensazione estremamente dolorosa. Ma siccome questa emozione a livello inconscio e la mente non riesce a controllarla, quello che la mente fa è di iniziare a raccontarci delle storie. Quelle che abbiamo visto si chiamano in psicologia razionalizzazioni. Storielle che di fatto alterano la nostra percezione della realtà per renderci più accettabile un'emozione altrimenti ingestibile. Questo è un grave problema perché ci rende praticamente impossibile agire e trasformare davvero la nostra vita. In questo video vediamo come fare ad andare a capire quell'emozione e disattivarla per liberare la nostra vita e dare energia al nostro successo. Sono Valerio Verrea e da questa meravigliosa natura ti accompagno nel viaggio di consapevolezza dell'Accademia Anima della Terra. E allora, come fare a trasformare la propria vita se tutto sembra complottare contro di noi? Beh, come prima cosa ti chiedo di fare uno sforzo di immaginazione. Immagina. Inizia a immaginare che tutta la tua vita, tutte le cose che non funzionano nella tua vita non siano reali, ma siano semplicemente il prodotto di una distorsione che la tua mente genera per non sentire un'emozione che altrimenti sarebbe troppo dolorosa e ingestibile. E ora focalizza questa informazione. La chiave per cambiare la situazione non è in quello che pensi, non è in quello che fai, ma è nell'andare a contattare e trasformare, riprogrammare quell'emozione profonda che porta a questa distorsione. Lavorare sulle emozioni quindi fondamentali, come sostiene Giorgio Nardone, uno degli psicologi italiani contemporanei più riconosciuti, nel suo libro Il cambiamento strategico. Per poter veramente trasformare bisogna fare ciò che Franz Alexander ha definito esperienza emozionale correttiva, cioè un'esperienza che noi facciamo a livello emotivo che ci porta a un cambiamento che solo successivamente si manifesta a livello cognitivo e quindi successivamente riesce a cambiare il nostro modo di pensare, ma il cambiamento parte dall'emozione. Ovviamente lavorare a questo livello di profondità non è, diciamocelo chiaramente, la cosa più facile del mondo e io raccomando sempre il supporto di un professionista. Però se vogliamo possiamo già iniziare a lavorarci. Ci sono alcune cose che possiamo fare e ci sono già molto 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 utili. E i tarocchi, con le loro figure archetipiche, ci parlano, ci spiegano le fasi di questo processo di trasformazione. La prima fase di questo passaggio è quella della consapevolezza, che ce ne parla la carta numero 9 dell'Eremita. Questa carta ci dice che non credo più alle finzioni della mente, non credo più che l'origine di tutti i miei problemi sia qualcosa di esterno, ma con la lampada inizio a guardare dentro di me, inizio a osservare la mia vita con una coscienza, una consapevolezza diversa. E questo è il primo passo che mi aiuta a smettere di fuggire dalle emozioni ed entrare nella seconda fase fondamentale, che è quella delle emozioni. Questa fase ci viene narrata dalla forza, la forza che parla appunto di forza emotiva, quella capacità di stare nelle emozioni anche quando sono dolorose. Questa forza, una forza zen, una forza di disciplina, questa capacità di non fuggire dalle emozioni ma di restarci è estremamente importante, perché ci consente di capirle, ci consente di vederle, ci consente di comprendere da un punto di vista differente. E questa è la fase successiva, quella del cambiamento di prospettiva, quella che ci viene narrata proprio dalla carta dell'appeso, che ci consente di vedere le cose a testa in giù, da un punto di vista diverso. Tutto quello che avevamo visto, avevamo pensato fino a un certo punto viene messo in discussione. Comprendendo le emozioni, comprendendo come le emozioni agiscono dentro di noi grazie alla carta della forza, con l'appeso noi vediamo qual è la loro vera origine, capiamo come far a cambiarle, capiamo come trasformarle. E questa è la chiave che ci arriva chiaramente con l'arcano 13, l'arcano senza nome, che è la carta della trasformazione profonda, del cambiamento emozionale profondo dentro di noi.
Queste quattro carte ci danno una mappa di quello che noi possiamo fare, dobbiamo fare per poter realizzare questo cambiamento emozionale cruciale nella nostra vita. Per quest'ultima fase della trasformazione e anche poi per quella del cambiamento di punto di vista, quindi Arcano 13 e Arcano 12 senza nome e appeso, molto molto utile, necessario il supporto di una persona esterna che ci faccia da specchio, che ci consenta di vederci da un punto di vista differente, da un punto di vista terzo. Mentre per la parte di consapevolezza dell'eremita e per la parte di forza, fondamentale il lavoro personale che va fatto dentro di sé. Per questo in realtà non serve una guida esterna, basta iniziare a vedere la propria vita, scegliere di cambiare prospettiva, scegliere di cambiare consapevolezza e avere la forza di rimanere nelle emozioni, stare nelle emozioni. Rimango nelle emozioni come un guerriero zen dell'anima, della consapevolezza, rimango in questa energia e questo mi consente di aprire un mondo. Facendo questo, nel momento in cui chiedo poi a un professionista di aiutarmi, avrò già un bagaglio di consapevolezza e di informazioni che accelererà moltissimo il processo. La cosa meravigliosa è che quando facciamo questo tipo di cambiamento, facciamo un salto. A me piace chiamarlo salto quantico, cioè saltiamo da una realtà all'altra. Nel momento in cui veramente risolviamo a questo livello di profondità, la nostra vita fa un salto, per cui non dobbiamo più sforzarci con la disciplina, con la mente, con lo sforzo di fare quelle cose che sappiamo essere giuste. Ma fare quelle cose ci diventa naturale, ci diventa armonico. Inizierò a fare quelle cose che ad esempio mi portano al mio successo lavorativo, possiamo applicarlo anche alle relazioni di coppia, familiare e quant'altro. Riusciremo a fare le cose giuste senza sforzo, in maniera armonica, in maniera gioiosa e felice, che è la cosa fondamentale, perché la vita deve essere vissuta bene, consapevolmente e senza sforzo. Gli strumenti poi per fare questo tipo di trasformazione sono diversi. Ovviamente la tarologia ci aiuta moltissimo nel comprendere in profondità queste dinamiche. Peraltro, se vuoi conoscere la tarologia e fare tuo il suo potere trasformativo anche per aiutare gli altri, sono aperte le iscrizioni al corso biennale di formazione professionale in tarologia dell'Accademia Anima della Terra. Dai un'occhiata qua sotto per saperne di più, possiamo anche sentirci se hai bisogno di qualche informazione. Oltre alla tarologia, due strumenti fondamentali che uso anche nei percorsi che offro di supporto alle persone del coaching tarologico trasformativo sono la psicomagia e le costellazioni familiari. La psicomagia ci arriva da Jodorowsky e ci parla della capacità di cambiare profondamente la nostra parte inconscia attraverso delle esperienze simboliche. Le costellazioni ci arrivano invece da Bert Hellinger e ci portano a lavorare sul nostro albero genealogico attraverso una rappresentazione che è in grado di portarci in contatto profondo con i nostri vissuti e riprogrammarli in maniera assolutamente efficace e molto 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 trasformativa. Questi sono strumenti meravigliosi ed estremamente efficace, ma fondamentale chiaramente la scelta di cambiare, la scelta di iniziare un percorso su di sé, zero alibi, uscire dagli alibi, uscire dagli scuse, superare quello che la nostra mente ci dice per frenarci e scegliere con consapevolezza. Chiaramente un percorso impegnativo vuol dire incontrare le nostre ferite, le nostre emozioni dolorose. Lì dietro da questa trasformazione c'è il dono più bello che puoi fare a te stesso e a te stessa, la tua autenticità, la tua verità e la tua autorealizzazione. Buon viaggio sulla via della tarologia.